siamo ancora al Chachanat Woodland, e in questa parte qui dove si dice welcome abbiamo cenato ieri, abbiamo fatto colazione un paio di ore fa. Tutto quanto intorno è parte di questi 33 rai, non so esattamente a quanto equivale in ettari, che il professore, di cui non ricordo il nome ma che vi dirò più tardi, ha in passato circa 25 anni fa comprato dai proprietari locali, che l'avevano completamente disboscato per crescere del mais. Inizialmente questa era una foresta tropicale, ma si parla di almeno un centinaio di anni fa. Col tempo praticamente i contadini locali, presi dalla foga di fare moneta, sono stati convinti da imprenditori, impresari che venivano dalla città, da Bangkok, convinti a trasformare il territorio in coltivazione di mais, e quindi hanno abbattuto tutto quel poco di foresta che era ancora esistente e hanno cominciato a crescere il mais. Il mais non ha dato i risultati che ci si aspettava, e comunque ha causato dei danni non indifferenti a suo tempo, una ventina di anni fa, cosicché in questa zona quasi praticamente gli alberi erano scomparsi. Era completamente, e l'acqua prende dei monsoni, le slavine dei monsoni, avevano portato giù a valle quanto c'era ancora di terreno coltivabile, e quello che era rimasto era praticamente solo roccia e terreno incolto, non incolto, praticamente impossibile da coltivare. Cosicché, ecco, il professore emerito della Medhol University di Bangkok acquistò questi 33 rai con l'intenzione di ristrutturare in maniera ecosostenibile questa zona, e cominciò a piantare specie di qualità di alberi piuttosto vari, dai pini agli alberi di tech, alberi da frutta, è una varietà praticamente incredibile di alberi di cui il nome ancora neanche conosco. Fatto sta che increduli i contadini della zona non credevano che su questo terreno, che era stato praticamente così maltrattato, potesse crescere di nuovo una vegetazione come quella che potete vedere in genere. 20 anni dopo, anzi addirittura già 10 anni dopo la sua partenza, il professore era riuscito a far crescere gran parte di quello che vedete già intorno, chiaramente erano piccoli alberi. E così con la buona volontà e con l'aiuto anche di uno staff piuttosto preparato, è riuscito a ripopolare questa zona dell'Alto Loi, della regione Loi, e ad ottenere quello che vedete praticamente qui intorno. Circa 3 o 4 anni fa uno dei figli del professore ha deciso di trasformare parte di questa proprietà in un resort, in un villaggio dove poter venire a riposarsi, a mangiare prodotti locali, prodotti coltivati nell'orto appunto che viene curato qui nella stessa proprietà, e gli offrire quindi la possibilità di godere di questo parco naturale, a dare la possibilità, insomma, a chi è interessato a vivere a stretto contatto con la natura, di venire qui a godersi questo paesaggio e questa tranquillità, questa nuova vegetazione creata dal professore. In tutta la proprietà ci sono circa, se ricordo bene, 7 o 8 piccoli o medi cottage che vi ho già mostrato ieri, e noi ne occupiamo uno. Magari ve lo faccio vedere più tardi alla luce del giorno. E niente. La tranquillità è suprema. Si sento solo degli uccelli e delle cicale. Hai la tiga, quale tiga non è? Una delle varie attività di cui uno può usufruire stando in questa piccola tenuta
è l'utilizzo di queste biciclette per visitare l'intero parco naturale. Diciamo che è un modo molto semplice per farsi una passeggiata fra i boschi e godersi la natura al 100%. Altra cosa è chi è interessato veramente a non essere completamente scomunicato, scusa questa parola impropria, diciamo, a non essere disconnesso dal mondo, connessione ad internet gratuita, quindi questo insomma può essere interessante per chi oltre a venirsi a volersi godere un po' di tranquillità vuole portare avanti un po' di lavoro, ottenersi un po' di contatti con il resto del mondo. Quindi free internet, internet gratuito per tutti, c'è una connessione wifi che raggiunge tutti i cottage che sono disponibili. Dimenticavo che questo posto si trova a circa 500 km a nord di Bangkok, raggiungibile chiaramente con mezzi pubblici tipo autobus o anche con mezzi privati. Uno potrebbe affittarsi una macchina a Bangkok e guidare su qui verso la regione del Loi. La passeggiata, insomma, la tratta in macchina è anche abbastanza interessante una volta lasciata la piana di Bangkok. Si comincia a salire per Phetchabun, Lomsak, Dansai e Mpurua, e appunto Mpurua è il nome di questa zona. Dovremmo essere a circa, credo, 700-800 metri. Ah, comunque altra cosa, d'inverno qui, cosa già poco usuale, si riesce a raggiungere anche quasi i 2 gradi centigradi, temperatura non indifferente in un paese tropicale come questo, e mentre invece l'estate non si supera i 30 gradi, anche se quest'anno per la prima volta mi dicono la temperatura ha raggiunto i 36 gradi, 36 gradi, sembra che Loi, la regione Loi, sia stata la zona più calda di tutta la Thailandia, però chiaramente il caldo di qui forse non sarà stato così umido come quello che si può trovare nelle pianure giù in basso del paese. Questo è il nostro cottage, tutto completamente in legno, ci sono queste bellissime piattaforme dove uno può lavorare, mangiare, riposare. Cucinare non si può, però si può lavare i piatti. Questa è una piccola cucina dove poter espletare le attività di... c'è anche la possibilità, insomma, di mangiare qui, però non di cucinare. Caffè, questa è una posizione bella. You've sure been hard to find. I heard you had a daughter, 6 years old, and I just can't keep from crying. 6 years in the sea, Lord, have mercy, that's a long time. Dei piccoli ramoscelli con dei semi di albero di tech, eccoli qui, li porteremo con noi in Italia per vedere di poterne piantare qualcuno e ottenere magari qualche piccolo miracolo. Mettiamo qua dentro, attento perché prima ne ho trovati alcuni che avevano delle termiti all'interno,
Questo potrebbe essere devastante se dovesse capitare qualche termite in questa piccola bottiglia, perché me le dovrò portare via per tutto il percorso fino giù a Bangkok. Speriamo insomma di scegliere quelli buoni. Io ci credo poco, però ci voglio provare, anche perché lo scorso anno, anzi 2 anni fa, sempre da alcuni semi raccolti qui nella regione dell'Oi, ero riuscito, tornato in Italia a Roma, ero riuscito a farne germogliare un paio. Che subito dopo, con la fine dell'estate, mi sono morti. Vabbè, interessante, no? Ho scoperto delle termiti, dovrò rivuotarlo di nuovo. Eccole qui dentro, eccole, vedi, 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 vedi. Eccole qua. Se le dovessi lasciare qua dentro queste termiti, mi farebbero piazza pulita di tutti quanti i semi. Quindi niente, dovrò Sì. Risvuotare questa bottiglia e riempirla nuovamente. Ok, lo faremo e poi si parte, eh? Ok? Ok, stiamo lasciando il Chachana Woodland Resort e ci stiamo dirigendo a Phitsanulok, passando per Pöröö, Dansai, Nakhon Thai e giù verso la valle di Phitsanulok. Contiamo di arrivare questa sera e comunque sia, questo è il paesaggio che lasciamo in questa bellissima foresta di pini e altri alberi che sono stati piantati, come dicevo nell'altra parte del nostro documentario, sono stati piantati negli ultimi 20 anni, dove praticamente c'era praticamente niente, era stata praticamente distrutta questa zona montuosa della regione dell'Oi, Pöröö, e questo è il risultato dopo 20 anni di opera umana, grazie al professor Yok, emerito scienziato, Noar. biotecnologo, che ha saputo portare avanti questo progetto fino a raggiungere questi risultati. Ok, questa è la bella strada che ci porta fuori dal villaggio e poi vedete voi. Thank you.